Io torno a casa commosso. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? Cioè, voi dovete dirmi di che cosa stiamo parlando. Per favore, fatemi capire che cos'è questa bellezza. Questa bellezza. Era da tanto tempo che non vedevo una Juventus così bella. Era dei tempi dell'Atletico Madrid che non mi divertivo così tanto allo stadio. Era, cioè, non che fossi lì, ma vedere la partita della Juve, ragazzi miei. Ragazzi miei, di cosa stiamo parlando? Io ve l'ho detto oggi. Cos'è che vi dissi? Cos'è che vi ho detto? Vi ho detto, non aspettatevi una Juventus come quella di Empoli. Un salutone a tutti quelli che davano del disfattismo cronico a Thiago Motta, progetto fallito. Vi ricordo tutti. E soprattutto questa squadra, secondo alcuni, non sapeva giocare a calcio. Quanto è bello venirvi appunto a smentire tutti. Ma adesso ne parliamo, sono troppo euforico. Io sono qua nello Skybox, la partita sta finendo, la Juventus in questo momento, ok, ancora ferma sul 3-0, ma prima di parlarne io vi ricordo, se volete iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate e ditemi la vostra, perché sono veramente curioso di sapere. Cioè, raga, io sto morendo di caldo, che cazzo, io sono felice. Da quanto tempo è che non sono così felice? Non lo so. Mamma mia, che bello è vedere giocare a calcio. Ma che bello è vedere giocare a calcio. Scusate anche la location un po' così, il buio un po'. Ma ragazzi miei, dobbiamo veramente parlare di quello che stiamo vedendo. Cioè, regà, se oggi non vi iscrivete e non mi dite la vostra, io mi incazzo. Vi vengo a prendere a tutti. Iniziamo a parlarne un pochino però. Una Juventus che nel primo tempo fa letteralmente quello che vuole. Un PSV che non è mai stato una vera e propria minaccia per i bianconeri, anzi, tutt'altro. Una squadra che proprio ha letteralmente annientato quello che era la squadra appunto olandese. Una Juventus veramente dove fatico a trovarne uno bocciato, o meglio, ce n'è, ma ne parleremo dopo. Adesso io non voglio vedere le cose brutte, voglio soprattutto vedere il positivo. Voglio vedere questa Juventus che finalmente è tornata a vincere, finalmente è tornata a giocare a calcio, finalmente ci si diverte ed è quello che voleva, ed è quello che ci voleva. Perché dopo una brutta partita come quella di Empoli, dare quello che hai dato stasera era fondamentale e imprescindibile, per come la vedo io, eh. Io ve lo dissi stamattina, non aspettatevi una Juventus come quella di Empoli, non aspettatevela, pensate tutt'altro, perché c'è entusiasmo, perché c'è voglia di fare, perché c'è forza di voler giocare a calcio. E io confido in Thiago Motta, io ve lo dissi, non facciamo disfattismi, non facciamo quel... stiamo calmi, ci vuole testa, calma e pazienza. Pazienza per tutti e anche per chi stasera non ha giocato bene, e l'unico che per me non ha giocato bene stasera è Vlahovic, o meglio... ha avuto due occasioni, ma sembra che abbia la sfiga di Fantozzi in questo momento, la nuvoletta di Fantozzi, avete presente? Piove soltanto su di lui, cioè non c'è altra spiegazione. Non riesce a segnare questo povero Cristo, nemmeno con le mani, ma veramente nemmeno con le mani. È incredibile sta cosa, oh regà, cioè è veramente incredibile. Ma lasciando stare chi è negativo, io voglio soffermarmi su tutti i positivi, non ce n'è uno stasera che boccio, a parte a me. Vlahovic, ma non è proprio bocciato, è semplicemente rimandato, a mio modo di vedere, sia chiaro. Un Di Gregorio che... ah no, ha fatto gol il PSV adesso, 3-1, vi stavo dicendo, Di Gregorio, porta inviolata, stavo dicendo appunto del discorso di Di Gregorio, che questa volta non è stato spettatore non pagante, anzi, ed è finita? Finisce così, 3-1, e ragazzi, vi stavo appunto dicendo quanto Di Gregorio non fosse uno spettatore non pagante, ma effettivamente ha preso gol questa sera, ma ci può stare, perché comunque tu venivi da un periodo in cui veramente avevi fatto tanta roba, ed era la risposta che dovevi dare. Sono veramente contento, scusate anche l'agitazione e tutto quello che è, ma che vi posso dire, che posso fare, che si può fare, niente. Sono contentissimo. Poi ragazzi miei, parliamo anche della difesa, perché a parte il gol dove hai preso all'ultimo, ma anche oggi è l'ennesima prestazione super della difesa. Federico Gatti, parliamone, perché sì, quando c'era da criticare si criticava, ma adesso Federico Gatti, che giocatore è diventato Federico Gatti? Rinato totalmente,
E avete visto quando i giocatori sanno cosa fare, quanto è più facile anche per quelli che erano in difficoltà riuscire a emergere, riuscire a emergere nel casino. Avete visto quanto è bello? Avete visto? Poi io voglio dire grazie Milan. Grazie a Milan perché ci ha regalato Pierino Calulu. Ragazzi, anche su di lui ve lo dissi, non sottovalutatelo, non sottovalutate Pier Calulu. Calulu è un giocatore forte, è un giocatore forte che ha avuto sfortuna l'anno scorso con gli infortuni, ma lui è forte e questa sera l'ha dimostrato. Due partite su due ha fatto, ragazzi miei, due prestazioni totali di Calulu. Anche Cambiaso, tanta roba stasera. L'altro difensore Bremer non ha fatto passare niente, a parte l'ultimo gol. Poi ragazzi, io ricordo i due centrocampisti, parliamo di Manuel Locatelli, che giocatore totale sta diventando. Poco tempo fa qui veniva fischiato in un amichevole con la Next Gen e adesso si merita tutti gli applausi, è uscito con gli applausi di tutto il pubblico, non ce n'è stato uno che non ha applaudito. E sono veramente contento per te Manu, perché te li meriti questi applausi, perché te li meriti. Io ragazzi non so, cioè l'altro giocatore centrocampista che cavolo è che ha giocato, ho il vuoto, McKennie, anche lui, da giocatore che doveva essere escluso a protagonista assoluto, anche stasera partitona. Ma come McKennie c'è? McKennie ha fatto bene e questa sera ha fatto gol e se lo merita dalla scorsa stagione. Rinnovo e gol. Tantissima roba. Poi ragazzi, io ricordo, prendetemi per pazzo, ma io questa sera ho visto giocare Del Piero. Io me lo sono goduto poco Alessandro Del Piero, ma questa sera me lo sono visto. Io ho rivisto Alessandro Del Piero, quel tiro a giro, quella linguaccia annessa, non è roba da tutti. Quel tiro a giro, vi giuro, mi ha fatto scendere la lacrima e la vedrete domani nella live reaction, quindi rimanete sintonizzati perché la vedrete. Io ve lo dico, io mi sono emozionato quando ha calciato quel pallone Higgins. Io ve l'ho detto, io sono veramente contento, cazzo. Quella corsia di sinistra, Higgins Cambiaso, è calcio, mettetevelo in testa, è calcio. Vabbè, arriviamo appunto a Kop Meiners che ha fatto una partita di sostanza per Kop Meiners, dove sì, non ha brillato, ma ha fatto il suo, ha giocato bene, tutti sapevano cosa fare, e Nico Gonzalez questa sera prestazione top, Nico Gonzalez, cazzo stiamo parlando Nico, che cazzo, quello contro l'Empoli dissi, oh, è ancora rimbambito dal jet lag, ma stasera partitona Nico, e poi arriviamo, vabbè, all'unica nota negativa di Vlahovic, ne ho parlato prima. Il mio migliore in campo sono due, i miei due migliori in campo, e sono Kenan Yıldız e Calulu e Nico Gonzalez. Però per quello che mi ha fatto provare stasera, premio Yıldız, ragazzi miei. E io sono emozionato, ragazzi. Mamma che bello. Niente, io adesso vi lascio, domani ci vedremo con la live reaction. Scusate per un po' il commento così alla buona, ma sapete, no? Sono allo stadio e noi ci vediamo a prestissimo. Commentate, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Ciao ragazzi!